Il PIN INPS va in pensione e lascia il passo a SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Dal 1 ottobre l'INPS non rilascerà più nuovi PIN. Per entrare nei servizi online dovrai avere le credenziali SPID. Se già possiedi il PIN, sarà ancora valido per un periodo di tempo utile a consentirti il passaggio SPID. Restano valide la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. SPID è il sistema pubblico di identità digitale che ti permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Con SPID puoi chiedere indennità e bonus, fare pagamenti, gestire 730 tributi, anagrafica, scuola e università e ancora altro. Per richiedere SPID, segui le indicazioni sul sito imps.it oppure visita il sito spid.gov.it.